L'idea di questo film nasce nel 2005, quando io stavo girando L'Udienza Aperta, che è un film fatto all'interno del Tribunale Penale di Napoli, e durante le riprese di quel film, quando mi staccavo un attimo, cercavo di svignarmelo un attimo per prendere fiato, c'era un finestrone che dava proprio sul carcere di Poggioreale, però, l'altro carcere di Napoli. E vedevo questo muro di cinta, mi sembrava anche molto filmico questo tribunale penale con di fronte al carcere, vedevo le guardie che camminavano e dissi ok, il nuovo capitolo dei film documentari dedicati a Napoli sarà quello sul carcere. Poi nel 2006 venni proprio alle giornate degli autori a Venezia con L'Udienza Aperta, finito chiaramente, mi accompagnò Saviano che era molto entusiasta di quel film, che non era ancora Saviano, diciamo così. Da lì nacque qualche mese dopo il fenomeno Gomorra, poi Planetario, poi il film, poi l'attenzione mediatica su tutto quello che riguardava Napoli di un certo tipo. Quindi per me personalmente in quel momento pensai che non era il momento di insistere su questo tipo di tematiche, perché caratterialmente non mi piace cercare di cavalcare l'onde, mi piace anche nella mia testa di essere un po' un controtendenza. Quindi fece un altro film prima che si chiama Il Grande Progetto, un film dedicato alla riqualificazione di questo territorio straordinario che sorge a Napoli, a Bagnoli, l'ex fabbrica di Talsider, perché mi immaginavo che un territorio che con poco potrebbe diventare vergine, potrebbe dare una potenzialità per la Napoli del futuro. I napoletani lo vedono con gli occhi del passato, ma anche con la speranza del futuro questo luogo. Quindi mi sembrava in quel momento più interessante provare a fare questa digressione. Quindi un amore che poi è tornato dopo, qualche anno dopo, questo gemello evidentemente era dentro di me e ci ho messo un po' di anni per realizzare. Raffaele l'ho scelto, l'ho trovato, nel senso che ho agito come si agisce in un film di finzione, cioè ho fatto i provini, gli ho chiesto la disponibilità al carcere, è stato un parto molto forte, nel senso proprio un vero parto, avere i permessi, la disponibilità eccetera, e quindi una volta entrato, aver rotto il muro della diffidenza, essere entrato in carcere, ho cominciato ad avere questa possibilità di chiacchierare con i detenuti che erano stati avvertiti preventivamente e che avevano la voglia di farsi una chiacchierata con me. Quindi alla fine piano piano è apparso Raffaele, per fortuna che è apparso, insomma. La scelta è appunto come quella di un regista che fa su un attore vero e proprio, anche se Raffaele è vero e proprio detenuto, ma la scelta è quella, ci sono delle parti di un regista che si muovono dentro, almeno io lavoro così, che mi hanno fatto capire, mi hanno indirizzato su di lui, insomma. E lui, anche lui ha scelto me, insomma, in questo tipo di film non c'è la gloria che può. Forse Raffaele non vedrà mai questo film, come lui stesso mi ha detto una volta, forse questo film io non lo vedrò mai, e a lui mancano ancora 6 anni, no? Però io lo voglio fare fortemente, perché queste mura sono mio padre e mia madre, e vorrei che qualcuno, ho sempre desiderato che qualcuno vedesse da fuori, quindi ti ringrazio di avermi dato questa possibilità, ma non era per mostrarsi, era per regalare se stesso, la sua vita, chi potrà vedere. Quindi per me era uno dei motivi per cui io faccio questo mestiere, trattare di dare memoria. Diciamo che Raffaele ha 12 anni di carcerazione alle spalle, quindi il mio giudizio rispetto a questa domanda, su questa impressione che ha avuto lui, è parziale, anche se il film ha avuto un risultato molto importante, già possiamo parlare di questo. Credo di essere d'accordo, sono d'accordo con quello che ha detto Raffaele, insomma, anche se con grande tristezza, ma sono d'accordo, insomma, è molto bravo, proprio cinematografico anche in come riesce a esprimere i concetti, e quindi lui dice o ti fa uscire scema o arrabbiato. Guarda, ogni film che io ho fatto di questi dedicati a Napoli a livello documentaristico sempre poi mi hanno chiesto di
mi hanno fatto la domanda, in realtà non c'è mai stato un produttore che mi ha detto trasformiamolo in un film di finzione, però dagli addetti ai lavori, nei festival, nelle uscite anche al cinema, nei viaggi, posso dire che, senza non farò mai nomi, che molti dei personaggi usati da me, cioè trovati nei film di documentario, poi sono stati presi e usati in alcuni copioni. I colleghi che l'hanno fatto me l'hanno anche detto in maniera affettuosa, non dirò i film, e quindi in qualche livello un po' già vivono nella finzione queste persone vere. Io non, per me personalmente non c'è la voglia di... Cioè, quando una volta mi dissero, no, perché non allarghiamo il cortometraggio? No, perché quella è la sua vita, no? Insomma, ho bisogno di cose nuove, ho bisogno di nuove scommesse, ho bisogno di anche di esaurire, voglio dire, delle esperienze. Non, questo fatto, no? Ho del materiale straordinario legato ad alcuni di questi film non usato, che un giorno mi piacerebbe usare, ecco, questo sì, tra cui anche alcune zone del Gemello,